Ma io non credo che ci sarà una rivoluzione, perché non c'è un'idea di futuro. Cioè, quello che ci differenzia dalla vostra generazione di base è questo, che voi avevate un'idea di futuro, forse la storia non è neanche così importante per voi. Noi invece parliamo in continuazione di storia, però magari lo si fa in modo strumentale, quindi, però lo si fa anche perché ci rassicura, cioè il passato ci rassicura, perché non abbiamo visione del futuro, cioè non c'è il futuro. Penso che viviamo con una paura da fine millennio e il Covid forse ci ha anche indeboliti un po' ancora di più su questa visione del futuro. Sì, forse questa, come dicevi tu, è la visione storica a cui ci hanno abituati. Per le giovani generazioni, però, dare quel tipo di eredità, secondo me, è impegnativo. Cioè, credo che occorra comunque cambiare visione, una visione diversa anche di quello che è sostenibile, di quelle che sono le risorse, di quello che è un approccio diverso a quello che c'è. Però di sicuro se non si cambia il paradigma di riferimento, e invece secondo me quel cambiamento avverrà, ma avverrà per forza. Io questa visione, cioè, Prima o finiranno hai detto una cosa come gli zombie. interessante. Ecco, Credo che troveranno invece un modo infatti per prima hai rendere detto una cosa sostenibile molto per tutti quelle che interessante. sono le risorse che invece ci sono. Queste nuove generazioni sono anche un po' schiacciate da noi genitori che facciamo fatica quasi a lasciare il posto loro talvolta e alla loro autonomia, alla loro indipendenza. A lasciare il posto, a lasciare diciamo la scena. Ho una domanda, tu come stimoli allo sviluppo di una fiducia nell'immaginazione? Proprio perché la rivoluzione ovviamente deve creare qualcosa che non c'è già, se no, se continui a ripetere il passato, non è Ma rivoluzione. quello è un po' che ti ho detto, cioè comunque dell'empatia, e l'empatia si sviluppa attraverso comunque tecniche comunque teatrali, e cioè, ci va una cultura comunque dell'empatia, mettersi nei panni dell'altro, cioè ci sono anche degli strumenti che secondo me, non è vero che comunque in questa scuola c'è un'educazione sentimentale, cioè io No, non cioè penso no. che ci sia, abbiamo scelto anche una direzione invece, lasciare spazio senza invece togliere alla parte importante delle basi anche scientifiche e culturali che hanno nutrito la nostra formazione. Invece una cultura della fratellanza, dell'empatia, del capire che se non è per tutti, non è per nessuno. E quello lo puoi far sperimentare, secondo me, in modo pratico e pragmatico. Ripartendo di lì, secondo me, la scuola, per come è stata pensata in C'è Italia, io penso che ancora quello sia il da luogo percorso. fondamentale, perché è lì che appunto che ti sperimenti, che puoi trovarti con i tuoi pari, e i tuoi pari possono provenire da qualunque classe, luogo geografico, e allora lì è ancora un'età in cui puoi. E poi vabbè, si è allungata la vita, e quindi una scuola anche di nuovo per rieducare l'adulto che si mette in campo le sue fragilità, però. Io credo che la chiave culturale e artistica non sia una cosa. Ecco, vabbè, io per esempio non intendo mai la cultura come divertimento, mai. Cioè, è curiosità, invece è un modo per crescere. E che proprio c'è un approccio, secondo me, anche rispetto appunto alla cultura, all'arte, che comunque è anche molto io trovo di questo paese, che appunto non ci dimentichiamo. Di questa cultura del divertimento, in Intrattenimento, modo. come E l'intrattenimento non è. Cioè, la non cultura non solo è intrattenimento, levatura, la come cultura è diceva, come dice curiosità, sempre è tutta Vacis. un'altra cosa. Cioè, la cultura no, non è una striscia di coca, così non pensi a niente e impazzisci. Però, comunque, è un paese che ha un pezzo di coscienza così. Perché? Riproviamo invece a fare il giro dall'altra parte. Però se pensiamo alla scuola, anche quella tradizionale, tutto era meno che stimolo alla curiosità, voglio dire, e proprio la componente artistica, creativa, assolutamente assente, sacrificata. È una cultura molto libresca, molto canonica, in cui vigeva quella a cui ci siamo ribellati, ma vigeva l'autorità del maestro. Quella scuola lì di cui tu parli come luogo di esperienza non è mai esistita, era tutto filtrato attraverso una cultura libresca che è una tecnologia. Oggi ci si lamenta delle nuove tecnologie,
come se il libro non fosse a sua volta una tecnologia che seleziona modalità di stare insieme, di trasmissione, nella trasmissione del sapere, che era tutta autoritaria, ex cattedra, e tutt'altro che condivisione. Ma per quanto sicuramente è vero che la cultura attualmente vigente, purtroppo, è una cultura molto tendente alla dimensione individuale, a un corri, vai per la tua strada e il resto non importa, non particolarmente lunga, non particolarmente... nel senso, un viaggio in motocicletta io come Che Guevara non l'ho fatto ancora, esperienza di vita, quel senso di comunità, di un pensare insieme a un'alternativa non si è mai perso. Se partiti questa serata dicendo che oggi si ha l'idea che non c'è alternativa, in realtà non è che non c'è alternativa, sicuramente si parlava anche di futuro, c'è una difficoltà di vederlo un futuro, perché in un mondo come quello di oggi, in cui non so ancora se il riscaldamento globale verrà circa limitato, come posso pensare a un migliore dei mondi possibile futuro, se la situazione attuale è che proprio a livello globale è quella che è. Per quanto sicuramente ad oggi ci sia una difficoltà a immaginarci un futuro, in realtà quella dimensione comunitaria non è mai veramente morta, non è mai veramente morta la possibilità di un'alternativa migliore, nonostante la società abbia cercato di farci vedere il contrario. Cioè, c'è stato un periodo in cui questa cosa è stata sopita, in cui l'individualismo per un po' ha vinto. Non credo sia la situazione attuale. C'è sicuramente una difficoltà, perché rivoluzioni come appunto qualcosa che riguarda le discriminazioni razziali, qualcosa che riguarda il riscaldamento climatico, sono cose che ad un livello generale e riguarda tutti, anche noi che siamo seduti qua, ci porta a dover renderci conto che, la sparo grossa, noi siamo parte del problema. Scaricare la responsabilità su qualcun altro non serve più, perché io mi ritrovo in una società in cui la discriminazione razziale è un qualcosa di sistematico che si muove attraverso anche le piccole cose che magari faccio io abitualmente, e non mi rendo conto che perpetuano quel tipo di meccanismo. Il maschilismo è la stessa cosa, il cambiamento climatico è l'apoteosi di ciò, ok? Ed è ciò che rende difficile affrontare questa cosa e trovare una soluzione alla rivoluzione. Ma il fatto che non ci sia un'alternativa, o comunque che, è vero, alcuni lo pensano, si cade nel cinismo di dire non c'è un'alternativa, è vero, ma non è la cosa che attualmente secondo me sta vincendo, perché sennò appunto un evento come l'occupazione che è stata a Palazzo Nuovo, piuttosto che manifestazioni che avvengono, non ci sarebbero. Poi i poliziotti e gli studenti ci manganellano comunque, perché per citare un capo della polizia che ha ordinato una retata contro gli studenti in manifestazione, noi abbiamo rotto il cazzo. Però non credo siamo proprio in una fase in cui c'è un senso di comunità che si è perso. Forse si sia cercato di sopprimerlo, perché non fa bene a nessuno, come posso dire, almeno per chi ha il potere non fa bene, è scomodo, ma non si è perso totalmente. E questo appunto lo noto dalle piccole cose, lo noto anche solo dal fatto che posso frequentare un corso come l'anno scorso sulle tesi marxiste e poi discutere con i miei compagni e insieme ad arrivare a una interpretazione, a una soluzione comune, a un pensare a quello che succede, a quello che leggiamo, a quello che studiamo, che non è semplicemente un assorbe informazioni. Quindi questo è un po' il mio discorso. Una rivoluzione è possibile. Da quello che tu hai detto, c'è un tema che tu hai tirato fuori, i poliziotti che manganellano gli studenti, temi vecchi, l'aveva affrontato anche Pasolini molto prima del G8 di Genova, chi sono i poliziotti, ragioniamo rispetto al tema anche di perché certi ragazzi o certi tuoi coetanei possono arrivare ad obbedire così ad un potere e a delle tematiche che invece sono poi tematiche condivise. Allora, la questione delle manifestazioni manganellare, allora riprendere il discorso del riconoscimento sul casco, cioè quello è un diritto e quello bisogna ripartire, quindi si può ripartire e non chiudere gli occhi rispetto al fatto che, cioè, finché non manganellano tuo figlio, cioè, quindi riprendere il discorso che ci sono delle cose che sono ancora incompiute a livello democratico, cioè abbiamo uno Stato che permette un intervento così assurdo, quindi
cercare di chiedere conto, e per quello dicevo c'è sempre il discorso di responsabilità e di partecipazione attiva, più che ripartire da fare una cosa così dettata dall'emotività sulla scia del momento storico che si vive, però cercare di comunque dibattere su delle cose che sono importanti poi a livello comunque giuridico, che devono essere riconosciute, per non far sentire soli poi diciamo i soggetti che in quel momento poi lo vivono. Però abbiamo lasciato dei temi insoluti che a livello politico, però di cittadinanza, vanno ancora affrontati.